Vogliamo la fine degli accordi con l'università israeliana! Vogliamo la fine degli accordi all'interno del patto Maestri! Non ci fermiamo! Abbiamo raccolto centinaia e centinaia di firme per un appello rivolto al rettore, rivolto all'Ateneo, per chiedere la fine di questi accordi! Rettore Lorito, rettore della Federico II, dopo che da 3 giorni stiamo portando avanti questa occupazione del rettorato, che peraltro abbiamo riempito di momenti che cercavano di coinvolgere il più possibile quella parte della comunità dell'università, studenti, ricercatori, docenti, che dicono no e che non ci stanno alla collaborazione del nostro Ateneo con lo Stato genocida di Israele, che sta portando avanti una vera e propria tragedia umanitaria lì in Palestina, con 34.000 morti in 6 mesi. Dopo tutti questi momenti, dopo 3 giorni passati del rettorato a riempirlo di iniziative per continuare a esprimere le nostre posizioni, che sono poi condivise da gran parte della comunità accademica, il rettore ancora non si è palesato, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, non ha in alcun modo deciso di interloquire con noi, e questo per noi è un segnale molto chiaro, perché significa che non ci riconosce come attore politico in questa vicenda, non riconosce noi studenti come un attore, studentesse chiaramente, come un attore politico in questa vicenda, come una parte della comunità dell'università che non accetta il fatto che ci possano essere questo tipo di accordi, che ci possa essere una complicità diretta con fondi, con risultati di ricerche che poi vengono condivise con le istituzioni israeliane e con le università israeliane. Palestina libera! Noi rimarremo ad oltranza innanzitutto fino a che Lorito non entrerà nel suo rettorato, nel suo ufficio dove siamo noi a occupare, e infatti come potete vedere oggi abbiamo organizzato questo flash mob chiamandolo Cercasi Rettore, chi l'ha visto Matteo Lorito, perché di questo stiamo parlando, di un rettore che dopo 3 giorni che i suoi studenti e le sue studentesse occupano il suo ufficio, lui nemmeno si degna di presentarsi. Noi paghiamo le tasse per avere un rettore dentro all'università, e questa situazione in cui Lorito non si presenta è una scelta politica, ed essere complici ed essere in silenzio di fronte a quello che sta accadendo in Palestina. Noi rimarremo ad oltranza finché Lorito non entrerà, noi lo aspettiamo per parlare con lui e per portare a casa le nostre rivendicazioni, che sono cessare tutti gli accordi con le università israeliane, cessare tutti gli accordi con la Leonardo e con Eni.